Israele è una società composita, cioè non è un blocco monolitico sionista, ma ci sono anche altre anime che nei mesi scorsi hanno protestato proprio contro il governo. Smettiamola con la retorica della povera e piccola Israele. Israele è un paese armato fino ai denti che ha come alleati i paesi più potenti del mondo. Chiarissimo, Bernasconi, una replica veloce, così andiamo anche agli altri ospiti. Vorrei ricordare che tra il 47 e il 48 Israele ha vinto una guerra e non l'ha vinta con l'ONU, l'ha vinta con le armi, l'ha vinta con i suoi soldati, l'ha vinta rischiando il tutto per tutto sul campo. L'ONU, con tutto l'affetto per l'ONU, che secondo me è un carrozzone inutile, l'Afghanistan, l'Iraq, la Libia, oggi l'Ucraina, il Sudan, il Ruanda, cioè quanti conflitti abbiamo visto? Cioè, l'ONU cosa ha fatto? Assolutamente nulla, perché i paesi che hanno potere, i paesi che controllano le grandi potenze, hanno sempre fatto quello che volevano, anche utilizzando la forza militare, hanno sempre imposto i propri interessi nel mondo con la forza militare, e le risoluzioni dell'ONU hanno avuto sempre un valore paragonabile alla carta straccia, a quella che, o alla carta del giornale che il giorno dopo si usa per incartare il pesce al mercato, perché questo è il valore delle risoluzioni dell'ONU. Io non credo che sia giusto, anch'io vorrei vivere in un mondo in cui valgano le regole del diritto e non quelle della forza. E concordo con quello che diceva prima Sandri, assolutamente la civiltà europea deve portare avanti una visione del mondo che sia fondata sul diritto, per cui la battaglia per cercare una soluzione che rispetti i diritti umani, cioè, io non sono contento di vedere bambini palestinesi uccisi, come non sono contento di vedere bambini israeliani uccisi. Però non mi illudo che in un contesto, in un mondo in cui ancora oggi i rapporti tra gli stati sono per lo più regolati in termini di rapporti di forza economica, politica e militare, si possa pensare che invece nel caso di Israele valgano le risoluzioni dell'ONU, perché gli Stati Uniti, la Russia, tutti, la Cina, i grandi paesi se ne fregano delle risoluzioni dell'ONU. Io capisco il piccolo Israele che dice, vabbè, ma se è carta straccia per tutti gli altri, perché io invece devo prendere sul serio? E chiudo. Se gli israeliani non fossero scesi a combattere strada per strada, armi in pugno, tra il 47 e il 48, non penso che sarebbe mai nato lo Stato di Israele, nonostante tutte le risoluzioni possibili e immaginabili dell'ONU, perché poi purtroppo Israele ha vinto solo grazie alle armi sovietiche. Grazie alle pistole in pugno, grazie alle armi mandate da Stalin. Sì, ma questo è verissimo e questo conferma la mia tesi, che purtroppo anche dopo la Seconda Guerra Mondiale gli stati hanno continuato a regolare le loro controversie con la forza. Siccome anche lei mi è molto simpatico nella sua tenacia, se un giorno i palestinesi diventeranno più forti, faranno bene a ammazzare tutti gli israeliani e riprendersi tutta la terra. È questo che le auspica? Perché se è la forza, hanno diritto di usarla anche i palestinesi. No, il tema per me non è il bene e il male. Cioè, quando si parla di rapporti tra stati, secondo me dobbiamo uscire dalla prospettiva moralistica del bene e del male. I palestinesi non hanno uno stato. Dietro ai palestinesi ci sono stati come l'Iran, che uno stato l'hanno e come, e hanno anche delle risorse economiche e militari. Non vorremmo pensare che un'operazione come quella che è stata fatta due sabati fa sia stata orchestrata solo dai miliziani di Hamas a Gaza senza un appoggio esterno. I missili che sono stati lanciati su Tel Aviv, su Gerusalemme, non sono spuntati come funghi dal terreno. Qualcuno gli ha portato il materiale, gli esplosivi per costruirli, e le tecnologie, perché attenzione, non erano solo i soliti razzi Qassam. È vero, l'offensiva di terra da parte di Hamas è stata condotta con mezzi rudimentali, veramente a bassissima tecnologia, ma la pioggia di razzi che ha colpito tutta Israele non era composta solo dai soliti Qassam, che hanno comunque Infatti una città limitata. Uno dei tanti, diciamo, misteri, tra virgolette, una delle tante cose che bisogna comunque approfondire, perché giustamente io sono in questo d'accordo con Bernasconi, insomma, 6.000-10.000 razzi che compaiono dal nulla, sì, fanno qualche domanda, ce la dovremmo anche porre, no? Su